Jens Lange fa parte, come ho detto, dell'aeronautica militare, faceva parte dell'aeronautica militare. E quindi far parte già di un'arma dello Stato italiano qualificata come questa è di per sé un'eccellenza. Essere selezionato per entrare a far parte del corpo militare aeronautico è già di per sé un grande valore, una grande eccellenza. Se dopo, attraverso vari passaggi che non che racconterà lui ovviamente, che non sono facili, ma che sono di impegno e anche di volontà di impegnarsi per raggiungere certi obiettivi, raggiungere quello di far parte di una eccellenza italiana, che è quella delle frecce tricolori, e credo che debba essere ascritto, no, alla volontà di diventare certamente un protagonista della nostra vita. Saper ascoltare gli altri. Io mi sono trovato a capo di questa compagine, avendone fatto parte, e la prima cosa che noti è che hai varcato quella soglia di distinzione tra gli altri e te, e sei da solo, e hai la responsabilità di dover prendere le decisioni. E proprio perché tu prima eri lì, insieme agli altri, vuoi continuare a mantenere questa connessione, cercando di far sì che tutti quanti abbiano sempre la libertà di poter esprimere il proprio pensiero. E poi ovviamente quello che accade è una sintesi, ma è una decisione collettiva, e soprattutto il fatto di coinvolgere gli altri e la diversità a cui accennavo prima ci permette delle volte di vedere il problema sotto angoli e punti di vista molto diversi, e quindi magari la soluzione migliore ce l'hai portata proprio dagli altri. E non è facile, perché adesso dirlo così a parole sembra un giochetto da ragazzi. Non è facile per tanti motivi. Il fatto che una volta che sei comandante, come dicevo prima, i compagni di merenda ti chiamano comandante o ti vedono comunque comandante, quindi c'è sempre questo gradiente che ti viene dettato dal ruolo che stai ricoprendo. E a mio avviso, proprio la capacità di un bravo leader è quello di cercare di azzerare questo ruolo per far sì di mantenere una comunicazione sempre molto attiva. Volare alto è la mia storia di un ragazzo che doveva scegliere cosa fare da grande, ha scelto la strada del volo e l'ha fatto all'interno di una compagine, quale le Frecce Tricolori, ovviamente raccontandola e riflettendo su aspetti importantissimi. Il volare alto al quale mi riferisco nel libro è un volare alto figurato, perché il volo più complesso è quello che facciamo dentro di noi. Il messaggio che possiamo dare ai giovani è anzitutto di fornire loro dei valori e dei simboli importanti, quindi indicare quella che possa essere una strada giusta. Mentre ai ragazzi, per quanto li riguarda, è di capire quali siano le loro passioni, di impegnarsi, perché qualsiasi vetta può essere scalata soltanto se si superano le tante difficoltà che sicuramente ci sono nel percorso.